Ciao a tutti carissimi amici e amiche, spero di poter registrare questo file e sto per andare al mercato e siccome stanotte ho dormito poco però, perché non riesco a dormire un numero regolare di ore, una notte posso dormire 4 ore, un'altra 7, un'altra 10, sono così, quindi il mio corpo non si regola per quanto riguarda il sonno e quindi il sonno poi va dietro naturalmente alla mente. Allora, cosa volevo dirvi? Dunque, ieri ho visto il post di un bravissimo psichiatra, Valerio Rosso. Questo post mi ha colpito perché ha detto una cosa che io ho sempre pensato. Non è vero che tutto ciò che non ti uccide ti rende più forte. Ecco, io ho sempre pensato infatti che non è così, perché lui ha detto che meno soffriamo e meglio è, ed è verissimo, è verissimo. E poi alla fine è arrivato alla conclusione che tutto ciò che non ci uccide ci rende più strani, e infatti per esperienza personale posso dire che è così. Mi permetto di aggiungere anche qualcos'altro rispetto a quello che ha detto lui. Lui ha detto che anche resilienza, e il vocabolo resilienza, che è un vocabolo che io mi permetto di aggiungere, è nato nell'ambito della New Age degli anni 80 in America, e il vocabolo resilienza non vuol dire forza nel sopportare la sofferenza, vuol dire altre cose, come ha detto lui, e vuol dire intelligenza, vuol dire gentilezza, vuol dire consapevolezza. E quindi davvero anche questo vocabolo resilienza, queste sono osservazioni mie, usato a caso, a me dà fastidio sinceramente, no? Perché una persona che non stimo mi ha detto, davanti a un vasto pubblico, questa donna è resiliente perché ne ha sopportate tante, condizioni di salute altro, eccetera. Che poi proprio lei mi aveva fatto star male, vabbè, lasciamo stare. E quindi ho detto, questa qua veramente non capisce niente. Allora io dico una cosa, se i termini non li capiamo, perché li usiamo? Ecco, e poi delle volte ci troviamo appunto persone alle quali non possiamo dire, per non creare proprio problemi, guarda che non hai capito un emerito, perché la parola resilienza non vuol dire questo, e ci ho fatto anche un video su YouTube. In cui appunto commentavo un DVD di un grande new ageista americano, di cui adesso non ricordo il nome, mi pare Greg Braden, mi pare, non ricordo il nome perché andando avanti con gli anni, eccetera, arrivano anche le amnesie e quindi purtroppo è così. Poi avevo trovato anni fa praticamente una frase in inglese che diceva: tutto ciò che non ti uccide fa sì che tu desideri essere, insomma, nell'aldilà, ecco, perché non si possono usare certi termini su YouTube. E io l'avevo messa su WhatsApp per un po', poi ho detto no, basta, insomma, è troppo pessimista, adesso non esageriamo. E quindi e lui ha detto: chi soffre di meno, chi ha sofferto di meno nella sua vita è stato fo più fortunato degli altri, il che è verissimo, il che è verissimo, il che è verissimo. Quindi sentir dire da uno psichiatra quello che io penso, quello che ho sempre pensato, e vedevo tutta la gente che invece diceva il contrario, che tutto ciò che ci fa soffrire ci rende più forte, non è vero, non è vero, non è vero. Quindi non è vero non solo per me, ma a quanto pare per una platea vasta di persone, perché poi ho visto anche commenti, molta gente che diceva sì, è verissimo, basta dire così. Ecco, quindi sentire uno psichiatra che dice quello che io ho sempre pensato. Adesso mi permetto di aggiungere un'altra cosa che penso io. Allora, quando si dice, sei una guerriera, sei un guerriero, allora è come buttare la croce addosso a qualcun altro, perché io credo, non bisogna permettersi, cavolo, di dire sei un guerriero, sei una guerriera, cavolo. A me se lo dicono a me gli arriva un mal rovescio, lo dico, gli arriva un mal rovescio, chiunque me lo dica, sei un guerriero, guerriero, lo so che lo dico, gli arriva un mal rovescio, ecco, un mal rovescio. Perché? Naturalmente sto scherzando, non gli arriva un mal rovescio, ma gli posso anche dire, ma che stai dicendo? Allora, perché? Dunque, innanzitutto nessuno deve permettersi di giudicare gli altri, né in positivo né in negativo. Io non mi permetto mai, non mi permetto mai di giudicare gli altri. Giudico soltanto chi fa arrabbiare me, chi mi ha fatto star male. Ecco, allora sì, però altrimenti io non giudico nessuno, anche specialmente se non conosco una persona. Non mi metto lì a dire tu sei così, tu sei colà, tu sei... Penso che dovrebbe essere una cosa logica, ma poi soprattutto io non credo, lo sapete, nella sfiga, non credo nella sfortuna. Ho fatto un video tempo fa, ma è venuto male tecnicamente, magari lo potrei riprendere
Questo video, la sfortuna non esiste, ecco, quindi potrei fare una cosa del genere. Però dire a una persona tu sei un guerriero, sei una guerriera, vuol dire tu devi combattere. Allora, combattere non piace a nessuno, combattere non, a me non piace, penso che non piaccia neanche agli altri, no? Poi uno non lo sa neanche se a uno piace combattere o no. Quindi, perché cavolo gli st deve stare a dire così? Tu sei un guerriero, tu sei una guerriera. È come buttare la croce addosso a una persona, come dire, toh, combatti, patisci. E io non mi permetterei mai di farlo, quindi. E smettiamola di dire così, sei un guerriero, sei un guerriero, oppure hai sofferto tanto, la sofferenza ti ha reso forte, cavolo, va bene, ho dormito poco, due o tre giorni fa mi sono fatta la tinta, la piega è già andata via, ieri, l'altro ieri avevo dei capelli bellissimi, sabato e domenica, ma non potevo registrare perché avevo degli impegni di famiglia, quindi mi sono limitata tra un impegno e l'altro, praticamente a mandare online dei reels, a mandare online delle vecchie dirette, che poi vecchie, non so, una diretta di un mese, 2 mesi fa si può considerare vecchia diretta? Secondo me no, dirette non di YouTube, ma qualche diretta IG. Qualche diretta IG, ci ho pensato a lungo se mandarla o no, perché io su IG ho un linguaggio un po' più colorito, rispetto a YouTube, perché IG me lo permette e perché il pubblico di IG è più, come dire, più disinvolto, non si può usare il vocabolo disinibito su YouTube, non lo so, è più disinvolto, sono più giovani, sono giovani che parlano anche loro in una certa maniera. E io poi sto in mezzo ai giovani, non perché lavoro con i giovani, ma perché ho 2 figli, insomma, che hanno 20 anni, quindi anche loro, conosco anche i loro amici, quindi io sono abituata a sentire questo, insomma, non voglio dire slang, però questo modo di parlare dei giovani. Perché voi mi vedete spesso sola, però io invece sono in compagnia. Sono in compagnia quando non mi vedete, solo che non inquadro altre persone perché non vogliono essere inquadrate, cioè non tutti vogliono stare su YouTube. Io, guardate, semplicemente se mi avessero detto 20 anni fa che io sarei stata su YouTube, io non mi ero mai iscritta neanche a Facebook, io non avrei detto no, assolutamente, ma chi ci vuole, non avrei mai, a parte che sono piuttosto timida, quindi anche parlare davanti a una telecamera o parlare davanti a tante persone, un tempo mi imbarazzava, adesso no, potrei andare anche a una trasmissione televisiva, no? Anche davanti a milioni di persone, non me ne importa. Forse proprio perché uno dice, avrei sofferto perché ho sofferto, sono diventata più forte. No, sono diventata più strana e quindi me ne frego, scusate il termine, di cose a cui prima tenevo tanto, perché io tenevo tanto, davvero, credetemi, ero fin troppo seria, tenevo tanto a molte cose della mia vita. Quando io invece ho visto che ero molto, molto più seria di come sono adesso, sempre un po' pazzerella lo sono stato, però molto più seria, mi mantenevo. Quando poi ho visto che la vita seria con me non era, seria con me non lo era, e neanche le persone lo erano, non lo erano, cioè nella vita è stata seria con me, nelle persone, tante volte con cui ho avuto a che fare, ho detto, ma perché cavolo di motivo devo essere seria io? Adesso ho sofferto, adesso faccio il cavolo che mi pare, naturalmente senza fare del male a nessuno, io non vado lì. Non sono violenta, quindi non faccio del male a nessuno. So se si può usare questa parola su YouTube, perché guardate, è molto. Io adoro YouTube, è il mio social preferito. Però ci sono delle parole che ha messo al bando, e che altri YouTuber sostituiscono con sinonimi. Allora, e niente, quindi. Adesso vado al mercato, aspetto un po' che faccia ancora più caldo, sono quasi le 11, aspetto un po', poi dopo le 11 c'è anche meno gente e quindi vorrei tanto comprarmi qualche vestitino un po' carino perché così ho fatto uno scavo archeologico nei vestiti di anni fa, però non si usano più, è cambiata molto la moda, per cui oggi ho messo questa carotta e adesso mi ci metto dei pantaloni a fantasia, sono molto bianca, lo so, ho cercato di colorirmi un pochino, lo so che sono molto bianca d'estate, così bianco, lo so, però niente, non posso mettermi al sole perché appunto sui terrazzi ho quello che ho e quindi non posso mettermi al sole in mezzo ai laterizi, secondo voi? E a parte poi non entra neanche il sole per via delle impalcature e tra un po' andrò al mare, non so bene quando, però andrò minimo una settimana al mare, fine luglio. E quindi lì potrò prendere il sole, va bene. Ecco, il sole però con la protezione adeguata, no? Con la protezione adeguata perché vedete, a parte, cioè ci mancherebbe di scottarmi, eh? E quindi, niente, il fatto che io non prendo sole, prendo pochissimo sole.
negli ultimi 20 anni, 30 anni della mia vita, alla fine mi ha fatto conservare la pelle un po' più, come dire, vabbè, molto, qui devo mettere un po' di bianco, un po' di matita bianca, adesso la vado a mettere, perché ho qui nell'incavo, ho un po' di copriocchiaie, oppure anche ho proprio la matita bianca, e quindi la metto qui. A volte la metto anche all'interno, non vi ho mai fatto vedere. D'accordo, allora. Adesso vado al mercato, poi quando torno devo cucinare i peperoni fritti. Non so se cucinare prima i peperoni fritti o prima andare al mercato. Vabbè, ho chiarito bene quello che vi volevo dire. A parte, cioè, questo psichiatra Valerio Rosso è veramente bravissimo. Lui ha parlato anche nei suoi video dei disturbi dell'adattamento, oltre che di altri disturbi psichiatrici, ma ne parla in un modo molto 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 umano, cioè è uno che, non, che a quanto visto non tende a dare medicine a manetta, cioè a profusione, ma soltanto se davvero uno ne ha bisogno. Poi ecco, praticamente dice a tutti, parla anche proprio dei medicinali, dei pro, dei contro, delle medicine, e lo fa anche in modo, a mio parere, piuttosto chiaro, per cui anche chi non è del settore può capire. Ha parlato di disturbi dell'adattamento, che è quello, la diagnosi che ho avuto io anni fa. Io adesso sono 2 anni, che non, 3 anni che non vedo uno psichiatra, che non prendo uno psicofarmaco, però anni fa mi diagnosticarono questo, in un momento particolare della mia vita in cui stavo tanto male, disturbo dell'adattamento. Però non mi spiegarono cosa fosse. E come terapia, mi suggerirono una psicoterapia che per un po' ho fatto, per un po' gratuitamente qui presso il centro del mio paese. Poi però purtroppo, ci sono tanti casi gravi, adesso davvero gli psichiatri mancano, il servizio psichiatrico e quindi non ho più potuto usufruire, ma benissimo, ci ho passato l'estate di 3 anni fa con uno psichiatra bravissimo. E quindi con cui sono andata insieme a un familiare e non da sola, quindi è stata una terapia in due, quindi è stato veramente bravo perché ha capito bene il mio problema. Mi ha parlato appunto di disturbo dell'adattamento, ma mi era stato diagnosticato già da altri dello stesso centro anni prima. E praticamente, ora io non voglio dire in cosa consiste il disturbo dell'adattamento, andatelo a vedere nei suoi video, però lui appunto, lui dice che questo disturbo in sostanza, molto semplicemente, dell'adattamento deriva appunto da uno stile di vita, lui parla molto di stile di vita, da uno stile di vita che non è congeniale ad alcuni di noi, e questo stile di vita non congeniale, non adatto, procura, insomma, fa venire questo disturbo dell'adattamento, in cui davvero, perché non è che noi siamo nati per star male in determinate situazioni e bisogna resistere assolutamente, perché poi a un certo punto si va anche fuori di testa, quindi voglio dire, si compiono atti inconsulti e si sta male psicologicamente. Questo poi, aggiungo io, influisce anche, dal mio egista, dico io, influisce anche naturalmente, questo lo dico io, sui chakra, sul nostro corpo, per cui ci ammaliamo anche fisicamente. Ecco. Quindi il disturbo di adattamento è questo, cioè che dobbiamo cercare uno stile di vita non congeniale, cioè per me ci vuole uno stile di vita tranquillo e avendo anche qualche problema di salute fisica, e quindi avendo anche una certa età, e quindi non. Una di voi mi ha detto: ma perché non dici mai cosa vuol dire che età? Gliel'ho detto, gliel'ho scritto. Ha detto: ah, ma non sono tanti, vabbè. E quindi cosa volevo dire? E quindi ci vuole uno stile di vita consono a me, che è quello che ho fatto quest'inverno. Ecco, quindi una vita tranquilla, quando ero più giovane e non avevo problemi di salute, non avevo subito sofferenze, non avevo disturbi di adattamento, il mio stile di vita era diverso, perché allora andava bene che fosse così. Invece adesso, quello che ho dovuto sopportare negli ultimi anni della mia vita, diciamo, praticamente devo fare in modo di avere uno stile di vita che mi consenta di star bene, come quello appunto che ho avuto quest'inverno. E quindi continuare così, io ho detto: vabbè, ma il lavoro anche economicamente. Lui ha detto giustamente, questo psichiatra, non Valerio Rosso, lo psichiatra con cui sono stata in cura 3 estati fa, mi ha detto: signora, però la salute è la cosa più importante.
Ed è vero, perché se non c'è quella non c'è niente. Se non c'è quella non c'è niente. E ha ragione. Quindi, ha ragione, quindi io, dopo le sue parole, che ha ascoltato anche il familiare, così almeno ho avuto anche la comprensione, ho avuto anche la comprensione in famiglia, ho avuto anche la comprensione in famiglia, perché è giusto anche che i familiari vengano informati delle condizioni di salute. Per poter anche capire tante situazioni, tanti atteggiamenti, tanti comportamenti. Ecco. Quindi, e quindi questo disturbo dell'adattamento è un disturbo lieve, come ha detto una cara amica che probabilmente se ne intende. Sì, è vero, un disturbo lieve rispetto alla depressione, rispetto al bipolarismo, rispetto a no, la schizofrenia, insomma, è un disturbo lieve, anche perché per i disturbi dell'adattamento non ci sono dei farmaci specifici. La psicoterapia, dicevo, l'ho fatta per un po', poi siccome costa parecchio e siccome per fortuna riesco, posso farne a meno con le mie tecniche. Con le mie tecniche spirituali, con le mie tecniche spirituali, io recito molti mantra ogni mattina, faccio meditazione e quindi questo mi aiuta tantissimo. E cosa volevo dirvi? Ascolto musica New Age, musica buddista e mi fa star bene. Quindi di fare tutto ciò che ci fa star bene, ma non perché siamo persone comode, non perché siamo persone pigre, ma altrimenti cioè, siamo fuori di testa e buonanotte al secchio. Ecco, quindi la psicoterapia che non ho potuto più fare perché appunto costa, quindi io cioè, non è che si può sempre andare gratis nelle strutture perché sono giustamente destinate a chi ha bisogno nei momenti di necessità, però loro ci sono. Se capisco che un giorno succede qualcosa per cui sto malissimo, io vado lì e mi aiutano, quindi davvero onore e gloria, penso che lo Stato italiano dovrebbe aiutare di più questi centri e i centri di igiene mentale sul territorio. Onore e gloria, anzi io, quando andrò in pensione, se ci andrò, se avrò buone condizioni di salute, vorrei tanto fare la volontaria in questi centri perché ce n'è bisogno e in questa maniera si aiutano veramente gli altri. E dovrete poi voi avere pazienza perché poi è chiaro che non farò più video e mi dedicherò quando sarò più anziana, se gli dèi mi daranno la salute, mi dedicherò veramente ad aiutare chi soffre, ad aiutare chi soffre psicologicamente. Perché le sofferenze mentali sono qualcosa di inenarrabile. Quando sta male il cervello, sta male tutto il corpo. Sono peggio di un mal di pancia, peggio di un mal di denti, peggio di una colica. Io ne so qualcosa, quindi davvero, cioè, quando davvero si è disperati, cioè il mondo non esiste più, il mondo non esiste più, ecco. Quindi questo volevo dirvi. E quindi questi disturbi di adattamento, come si cura? La psicoterapia, poi nei periodi in cui uno sta malissimo, gli stabilizzatori dell'umore, ecco, però da non prendere per sempre. Quindi non, come dire, non sono disturbi gravi, non sono disturbi gravi, però sono disturbi che richiedono un cambiamento dello stile di vita. Ecco. Dicevo, poi nei casi quando si sta proprio male, psicoterapia ed eventualmente anche qualche periodo con quei farmaci lì, che sono ottimi, e quindi niente da dire, quindi va bene, e niente, quindi io mi sto gingillando mentre aspetto che, va bene, sì, la tintura, sì, ieri e l'altro ieri avevo la frangia più bellina perché avevo appena fatto la tintura, allora, ecco qui. Ok, va bene, allora penso di poter, sto aspettando di poter uscire, ecco, vediamo un po' che ore sono, perché se fa, ecco, sono le 11 meno 5, va bene, allora le 11 meno 5 va bene di poter uscire a quest'ora qui. Va bene, allora usciamo, c'è un sole bellissimo e speriamo di trovare qualcosa di carino. Dicevo, volevo qualche vestitino per me e qualche maglia extra large per mio figlio, perché ho guardato su Zalando, dove gliele compro di solito. Devo ringraziare Zalando che ha le scarpe grandissime over per me e per mio figlio, perché abbiamo due piedoni. Abbiamo due piedi lunghi. Quindi davvero, io non so se non ci fosse Zalando come farei io per le scarpe e come farebbe lui, le faremmo su misura, come dovremmo fare. E poi per quanto riguarda il vestiario, io sono una 48,
Delle volte debordo, dipende dai modelli, verso la 50, ma la 48 la trovo, ecco, la trovo anche in tutti i negozi, la 48 si trova, invece le scarpe purtroppo delle volte ci vuole il 42, quelle non le trovo, e qui trovo il 41 che poi mi va stretto, poi mi fa male ai piedi, vabbè, delle volte calzo anche quello, dipende un po' dalla scarpa. Vabbè, e quindi ho visto delle magliette per lui. Di solito gli compravo delle magliette Levi's, un pacco da tre. Tutte le estate gli compro un pacco da tre a mio figlio che ha 26 anni. Perché gli ho comprato delle polo per il suo compleanno da Zalando. Non ve lo fate vedere perché ho detto è roba da uomini. Quindi non fa... Però, siccome mi seguono alcuni maschietti, magari le prossime cose che gli compro ve le faccio vedere. Gli ho comprato tre polo molto belle. A un ottimo prezzo, a un ottimo prezzo, erano scontate, per andare a lavorare. Lui lavora anche d'estate, lavora tanto. E quindi, però, adesso che fa caldo, anche una bella maglietta, di quelle buone, come ad esempio quelle della Levis, come quelle della Levis, ad esempio, gli farebbero comodo perché sta più fresco poi sul luogo di lavoro. Quindi ho guardato su Zalando e ho visto che sono rincarate le magliette della Levis. Quelle carine col logo qui, una maglietta va dai 25 euro ai 40, ho visto una cosa così, è scontata, mentre io invece prima con 40 euro, 45 euro ne avevo tre di magliette Levis col logo. Che sono quelle magliette che uno mette in lavatrice, lava tutte le settimane e a distanza anche di 1 o 2 anni sono ancora buone, però era così per comprargli qualche maglietta nuova, visto che lui per il mio compleanno mi ha regalato, ce l'ho al piano di sotto, sapete degli auricolari rosa senza fili bellissimi, bellissimi mi ha regalato perché ce l'ho adesso giù, quindi adesso non vado a fare le scale, scale. Va bene. Insomma, ho guardato questi prezzi della Levis, che sono singole e costano tanto. Se no c'è un pacco da due, senza il loghino qui, ma mi sembrano quelle un po' più sottili, e quelle costano mi pare, sui 30-35, due magliette. Invece se uno le vuole più carine, con logo e tutto, costano, ve l'ho detto, dai 25-40 una maglia, cioè una maglietta, quindi mi sembra eccessivo come prezzo. È vero che sono buone, è vero che durano anni, che durano anni. E allora sono andata a guardare un'altra marca, sono sul balcone, signori, va bene, un'altra marca, che è una marca anche buona, adesso non mi viene il nome, che ho comprato altre volte, Tommy Fingers mi pare si chiama, ho sbagliato, non è Fingers, Tommy Fine qualcosa, insomma, va bene, e quelle costano un po' meno, dalle 18 alle 25-28. E infatti stavo per ordinarne due, poi ho visto che arrivano entro il 18 luglio. Siccome il 18 luglio c'ho la famosissima visita gastroenterologica a Reggio Emilia, all'ospedale Santa Maria Nuova, e non posso mancare, avendo già saltato quella d'aprile, quindi il 18 luglio non ci sono, sono a Reggio, ho detto se poi arriva il 18 luglio, arrivano queste magliette il 18 luglio, suonano, non c'è nessuno, non le lasciano lì, ritornano dopo, quindi ho detto vabbè, aspettiamo un attimo, le ordino dopo. E adesso però se le trovo al mercato, volentieri le compro lì. E per me se trovo qualche bel vestito, perché ci sono dei banconi anche che hanno praticamente campionari. E i campionari non sempre sono 40-42, a volte ci sono anche le 46-48, quindi campionari, di cose buone, di brand anche, non dico di livelli altissimi, però insomma, di brand buoni. Io a volte ho comprato dei vestitini, dei prendisole estivi, li vediamo, è tanto tempo che non ci vado. Non ci vado perché d'inverno, cioè mi si bloccano le articolazioni, non cammino male perché col freddo purtroppo mi si gonfiano le ginocchia, eccetera. Invece adesso... D'estate io posso ballare Charleston, infatti lo sto ballando. È un periodo che sono in fissa con Charleston e poi quando mi sentirò sicura farò un reel su Instagram, però devo essere proprio brava a ballarlo bene. Mi sto esercitando appunto guardando i video e niente, c'ho anche qualche vestitino diciamo che può andare bene per un ballo del genere e quindi poi mi metto. È liberatorio il Charleston.
Perché viviamo in tempi difficili, l'inflazione e tutto il resto, quindi ballare il Charleston, fatelo anche voi, prendete un video YouTube e mettetevi a ballare il Charleston, e perché è liberatorio, anche si danno dei calci, no? Si calci. Quando date quei calci, veramente, sono dei calci liberatori a ciò che vi preoccupa, no? Persone, cose, situazioni di politica che vi fanno star male, perché veramente, veramente, vabbè. Chiudo qui il discorso, i discorsi politici li faccio su Facebook, ok? E quindi ecco, il Charleston per me, ieri sera ero incavolata, ho ballato 10 minuti, un quarto d'ora, mi sono davanti allo specchio per vedere appunto, tenendo il tablet vicino e vedendo appunto i video. Magari anche proprio, diciamo, le figure scenografiche, quelle più semplici, perché poi ognuno, diciamo, ha le sue capacità. Quindi, avendo scelto due o tre figure, due o tre coreografie che mi piacciono, e poi farò il reel, e poi farò il reel che metterò su Instagram. Qui, tante cosine con la musica sotto, non le posso mettere, tanti reel che ho su, non le posso mettere perché appunto, su YouTube non può esserci la musica, ma io è una regola giusta che accetto, e ci mancherebbe, è giustissimo. Va bene, vedete che bello quel quadro verde? È un quadro misterioso che ha una sua storia, che mi piace tanto. Mi piace tanto, io mi immergo in quel quadro, mi fa effetto Stendhal, nel senso che io entro nel verde del quadro, entro nel verde del quadro, ma lo metto un po' più da vicino, ve lo faccio vedere. Guardate com'è bello, guardate com'è bello. L'ha fatto un pittore modenese dei primi del Novecento. Va bene, andiamo, andiamo, usciamo, usciamo. Ed eccomi pronta per uscire, eccomi pronta per uscire, bella comoda, vedete? Quindi la mia maglia. Il mio top e le scarpe basse, quelle che ho preso dai cinesi a 5 euro, che alla fine stanno diventando, non so se si vede, stanno diventando le mie scarpe dell'estate, perché sono comodissime, ecco, quindi niente, d'altra parte andare coi tacchi, le salite, le discese, eccetera, andare, non è lontano il mercato, ma neanche vicinissimo, quindi. E poi la mia borsettina di Victoria's Secret che sto usando più d'estate che d'inverno. Ok, quindi bella comoda, perché la vita è scomoda, quindi quando possiamo metterci comode, care amiche e amici, quando possiamo metterci comode e comodi, mettiamoci, va bene? Ecco, andiamo. Ed eccomi fuori casa. Io non so quanto riuscirò a filmare, perché c'è tanta gente al mercato, magari qualche banco e basta, riuscirò a filmarlo. E poi quello che vorrei fare è di caricare in giornata. E di caricare in giornata. Perché sennò i file si accumulano. Ma guardate, sentire questo bel caldo sulla pelle dopo un inverno di sofferenza è qualcosa di bellissimo. È qualcosa di bellissimo. Ah. È proprio vero come diceva il Leopardi, piacer figlio d'affanno. Dopo aver sofferto tutto l'inverno, a volte abbiamo toccato il meno 10, meno 12, vero? Per fortuna sono stata in casa, quindi non sono stata costretta a uscire. E quindi, invece d'estate, io sto sempre in giro. E alla fine, questi sono gli occhiali che mi piacciono di più, quelli che a mio parere stanno meglio. Peccato che non si usa più questa foggia di occhiali, però questi qui sono i miei preferiti. Vuoi perché schermano bene il sole, e vuoi perché proprio come forma, secondo me, è quella che mi si addice di più. Ecco qua, varie cosine carine. C'erano tante cosine carine, ma non i vestiti che io voglio. Nelle magliette che cerco per mio figlio, adesso vado nell'altra piazza. Lì ci sono i testimoni di Geova. I testimoni di Geova non mi hanno fermato. Eppure sono stata lì, li ho guardati, no? Sono passata lentamente da lì. Hanno capito che non sono un soggetto adatto, forse, che non sono un soggetto adatto. Bene, ora vado nell'altra piazza e vediamo se trovo. In realtà è quasi mezzogiorno, quindi gli affari migliori si fanno prima, ma io esco sempre tardi.
Allora, sono nell'altra piazza, però non so se posso filmare, ecco, perché a parte ci sono i venditori, quindi io volevo filmare solo la merce, però adesso guardiamo se da lontano riesco, e altrimenti pazienza. Intanto il sole picchia, che faccio una panoramica proprio, eh. Il sole picchia, che è una bellezza, eh. E sono nella parte storica. Ho trovato delle cosine per mio figlio, della sua taglia, e per me non ho trovato nulla. In questo borgo antico si sta benissimo perché c'è un bellissimo fresco. Allora, vediamo se posso andare, se non passa nessuno, per non inquadrare nessuno, non perché abbia paura della gente, perché poi se inquadro da vicino le persone, poi mi tocca poi tagliare la scena solo per quello. Un sacerdote mi ha detto: signora, lei ha, mi ha scritto, un tale reverendo, signora, lei ha seri problemi, cioè io ho seri problemi. Allora, sono bella rossa perché fa caldo anche qui finalmente, che bello, che bello. Però il trucco ha tenuto e niente, quindi ho trovato delle cosine per mio figlio, adesso ve le mostro. A mezzogiorno, mentre ero ancora al mercato, è suonato uno strano, è squillato uno strano suono al cellulare mio e di altre persone che erano lì. E tutti a chiedersi che cosa fosse. Io mi sono ricordata che l'alert, che è questo lunedì 10 luglio è dedicato all'Emilia Romagna, l'allerta che suonerà poi in caso di terremoto, oppure che ne so, insomma, altre calamità naturali. E quindi per tenerci aggiornati, insomma, che c'è qualcosa, insomma, che non va. E oggi è soltanto una prova, anche in altre, scusate, anche in altre regioni è stato fatto. Io non sudo mai, però veramente, a parte il fatto che è mezzogiorno e mezza. Che è mezzogiorno e mezza, quindi non so quanti gradi sono, però che bello, vabbè, dai, mi detergo dopo, mi asciugo dopo, sono appena tornata, voglio vedere questo rosso, sto bene rispetto a stamattina, che ero proprio pallida. E niente, quindi anche la mia amica ha detto: ma che sta succedendo? Ho detto: no, no, guarda, è quella l'allerta lì, eccetera. Poco prima le campane della chiesa, quindi rumori continui. No, però belli, belli. Il rumore delle campane e poi questa allerta che è durata poco. E io poi ero lì che volevo filmare qualcosa. Appunto, sotto il sole, volevo filmare qualcosa. E per cui non sono stata lì, diciamo, a fare il questionario. Ora magari se lo posso fare adesso vediamo. Per cui ho visto che c'era un ok, l'ho premuto e basta, insomma. L'ho premuto e basta. Va bene, adesso vi faccio vedere cosa ho preso per mio figlio. Poi devo andare a friggere i peperoni. Devo andare a friggere i peperoni, non ne ho voglia, però bisogna che li faccia, se no vanno male. Se no vanno male, vabbè, andiamo. Ed ecco le cosine che ho comprato. Scusate il disordine, ma sono tutte cose dei miei familiari, non mie, va bene. Ho scolato una bella bottiglia di acqua Ventasso frizzante, buonissima. Allora, sì, qui c'è grazia di questa settimana, poi dico che non è roba mia, invece molte cose sono mie, grazia di questa settimana, molto molto interessante. Allora, ho trovato questi pantaloni per mio figlio con l'elastico, una taglia veramente. Aveva tutte le taglie, guardate, davvero. Sì, vabbè, questa è una 4 chiselle, perché lui è molto alto e pesa anche abbastanza, quindi sono voluta andare sul sicuro. Sono voluta andare sul sicuro, così può metterci dentro anche la pancia, insomma, avete capito? Se no è anche una 3 XL. Questi qui, guardate come sono belli, anche con i tasconi, ma è un cotone ottimo. Lo so perché ho già comprato altre volte. Ho comprato altre volte da questo qui, mi serve per i video, ma ora ho comprato altre volte da questo bancone. Quindi ho preso questi, vedete come sono fatti bene. Poi ha detto che posso cambiarli se non dovessero andare bene. Non sono stata lì a tergiversare sul colore perché l'importante per me è aver trovato queste taglie over. Sono la stessa marca. Sì, New Pin Sportswear. Guardate, sono ottimi. Lo so perché, ripeto, li ho già comprati altre volte. Avevo iniziato quando mio figlio era piccolo da una L, poi XL, eccetera, così. Ma sono belli. Cioè, non pesanti, ma abbastanza, cioè un cotone non leggerissimo, è un cotone non leggerissimo, qui non fa molto caldo, come vi ho detto. Quindi sono belli e a suo modo anche eleganti per chi deve andare a lavorare, ecco. E poi ho trovato anche due magliette, questi li ho preso 3XL perché le ho viste enormi. Comunque se non dovessero andare bene mi ha detto che me le cambia. Eccole qua, queste due magliette, una grigia,
grigia, sta bene sotto queste. Sì, fa un bel completo. E una bianca, e una bianca. C'era anche nera, ma nere le ha già, quindi bianca. Stiva, anche questa ottima. Sono marche buone, sono marche buone. Ecco qui, ecco. Quindi magari può mettere il grigio sotto questo qui, che è il grigio scuro, e poi il bianco può metterli sotto al verde. Ecco, quindi vabbè, quindi sono contenta perché la qualità è ottima. E quanto l'ho pagati? Allora, può sembrare abbastanza per un prezzo di mercato, però ripeto, sono ottimi, belli, di un cotone consistente, 20 euro i pantaloni e 15, e 15 euro, e 15 euro ogni maglietta. Ciao, 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 ciao. E oggi è proprio una bella giornata, amici e amiche. Allora, i peperoni stanno friggendo, io sono un po' meno rossa adesso, ho alzato i capelli, ho messo una maglia un pochino ancora un po' più leggera. E niente, e poco fa ho letto che mi hanno proposto di nuovo la collaborazione con i Mimma. Io sono contentissima perché guardate, io uso il siero e la crema antiocchiaie, come sapete, con grande utilità, quindi veramente non ne posso fare a meno mattina e sera, no, davvero. E niente, adesso quindi mi hanno chiesto se voglio collaborare per una crema collo che ne ho un gran bisogno. Dopo i 60, allora il collo, come sapete, di tutte noi, comincia a cedere. Quindi, e anche se non cede, è bene prevenire, anche per le giovani, per le trentenni e le quarantenni. Perché io mettevo sul collo, fino adesso ho sempre messo, la crema del viso, la mettevo anche sul collo, chiaro, non ho mai usato una crema specifica per il collo. Quindi vi faccio questo annuncio. Adesso risponderò, non ho ancora risposto, li ringrazierò tantissimo e dirò sì che sono disposta a provare questa crema collo. Quindi. E poi se mi troverò bene, ma ho visto che i prodotti sono ottimi, quindi come mi sono trovata bene per la crema antiocchiaie, persino come ripeto, dei giorni in cui dormo poco, grazie a questa crema antiocchiaie, insomma, le occhiaie spariscono, spariscono, è la verità. Io sapete che dico la verità, dico la verità, non riesco a mentire, sono fatta così. Niente, quindi adesso aspetto questa crema collo, guardate che ne ho bisogno, voi gentilmente mi direte, ma no, stai bene, perché siete tanto carine, voi mi vedete meglio di come sono, sia fisicamente che caratterialmente, perché vi siete affezionate a me, mi volete bene, quindi mi considerate un'amica, una di famiglia, alcuni mi hanno detto. E, pensate che c'è una ragazza che quando aspettava la sua bimba, le faceva sentire i miei video di ASMR quando l'aveva nella pancia, accostava il cellulare, glielo faceva sentire. Guarda, per me questo è qualcosa di bellissimo. Io mi sono commossa quando ho letto questo commento, mi veniva da piangere proprio dalla gioia, sapete? E mi ha detto che adesso che la bimba ha pochi mesi ancora fa vedere i miei video. Ma per me non, su quel canale lì è il complimento più bello che possa aver ricevuto, perché io adoro i bambini. Adoro i bambini, ho avuto due figli, ne avrei, tornassi indietro ne farei 5 o 6. Guardate, mi piace. Dove mangiano due, mangiano quattro, mangiano cinque. Trovo che in Italia bisognerebbe fare più figli, lo so benissimo che ci sono le spese, ma i vestitini se li passano, un boccone per tutti ci deve essere, ci deve essere. Incrementare le politiche familiari, io sono così, per me io vabbè, questo è il discorso che faccio, che farò poi un'altra volta. E niente, quindi un'altra volta, no? Quindi io sì, approvo la famiglia tradizionale, come approvo anche le famiglie queer, le famiglie allargate, ci mancherebbe. E le famiglie di una volta, sì, erano patriarcali, nel senso che c'era un capofamiglia maschio che comandava un po' troppo, però la cosa bella è che si viveva tutti insieme, nonni, zii, cugini, e tutti insieme davano una mano a tirare sui bimbi, a tirare sui figli, ed è una cosa molto bella. Io e i miei figli li ho messi all'asilo nido, dove si sono trovati benissimo, hanno avuto delle maestre splendide che meriterebbero 10.000 euro al mese per come la penso io, e io andavo a lavorare, però tornassi indietro e magari cercherei di fare dei lavori da casa, così me li godrei un po' di più, perché il momento in cui i bimbi sono piccoli passa ed è un peccato andare a lavorare e lasciarli in buone mani, ci mancherebbe, non è per quello, perché è bene, insomma, per come sono io, il mio carattere, a me piacciono molto i bambini, quindi sono così. Io non so se diventerò nonna e quando lo diventerò, però per me sarà una gioia immensa potermi occupare dei nipotini, no? Mi vedrete con i bimbi nei video, io veramente, per me verranno prima di tutto, mamma mia, già pensando ai nipotini, già li voglio bene, anche se ancora non ci sono, figuratevi.
Ma perché mi sono imbarcata su questo discorso? Ah, mi sono imbarcata su questo discorso, appunto. Quindi niente, quindi vedete come sono scombinata. Ecco perché quando faccio dei video, diciamo, divulgativi, bisogna, poi da vicino non vedo niente, bisogna che abbia delle scalette scritte grosse così, se no non... E da lì poi prendo l'avvio, Ecco perché magari ho quattro fogli davanti, quattro, cinque fogli, e il video dura mezz'ora, perché da lì poi parlo, parlo, parlo. Però bisogna che ogni tanto venga ricondotta. E quindi stavo dicendo, spero di collaborare ancora con i MIM. Perché voglio provare davvero, ecco, vedete se faccio così, voglio provare davvero la crema collo, una crema specifica collo. Bene, non vedo l'ora, adesso rispondo, dico che accetto, dico che sono gentilissimi, trattano benissimo Nora, è veramente gentile. Che bel nome Nora. Ah, la bambolina, poi sapete che nome ho dato nome Claudette, perché mi sa che si stanno bruciando i peperoni. Ho fatto una specie di sondaggio su Instagram e ho detto che nome do alla bambolina e mi hanno dato tanti nomi molto belli, tipo Greta, Samantha. Io volevo dare Luisa come Louise Brooke, che sono in fissa in questo periodo con Louise Brooke, gli anni 30. Vado a vedere i peperoni perché mi sa tanto che allora, non è che a me proprio non piace cucinare, come sono rossa. Perché poi se si bruciano, giustamente i familiari si arrabbiano. No, non si, adesso accendo la luce della cucina e la ventola. No, non si stanno bruciando, vedete? Non so se riesco a farvi vedere i peperoni. No, perché così si vede. Allora, vabbè, faccio un'altra inquadratura per i peperoni. Intanto vi saluto. Va bene, allora ciao, 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 ciao. Allora, ecco i peperoni. Scusate il rumore della ventola, adesso la chiudo così, ecco. Ma intanto la riaccendo dopo. Ecco i peperoni che... Ecco qui, vedete? Eccoli. Ecco. E intanto c'è pronta l'acqua per la pasta. Faccio gli spaghetti con i peperoni e un po' di pomodoro. Oppure salsa, ora vedrò. Intanto aspetto che si facciano questi. Poi ho questi altri, vedete? Questi gialli. I gialli sono i miei preferiti perché sono un po' dolci. A me piace l'agrodolce. Ok, allora ciao.